Cari amici, noi abbiamo sempre sostenuto che la teoria gender ha una precisa connotazione ed è nata con degli scopi contro l'umanità e il vivente. La dimostrazione ve la leggo in un articolo simpatico che è stato pubblicato su La Verità. Questo è il titolo. Vi leggo semplicemente un abbrivio, dopodiché voi pensate quello che volete pensare, ma soprattutto andatevi ad informare. L'operazione è contro il vivente, lo diremo nel prossimo convegno organizzato dal nostro amico Raffaele Cavaliere. A proposito, ultime novità, non è stata accettata la sponsorizzazione. Sì. E la sala è a pagamento. Ho capito. Esattamente come qualunque altro cittadino. Ho capito. Va bene, cercheremo di contribuire perché il convegno, ancorché in ritardo rispetto alla realtà, tuttavia è sempre importante che avvenga, anche perché parteciperanno persone importanti oltre a noi. Allora, l'origine delle teorie del gender, eccolo qui. È bene che lei si sappia, se no non si capisce niente di dove stiamo andando e quali sono i progetti di queste persone. È intorno agli anni 50 e 60, come io ho ampiamente ripetuto, parlando di un certo progetto di cui la proposizione è stata anche pubblicata negli anni 60 per l'editore Bompiani, facilmente reperibile. L'indagine Kinsey c'ha qualcosa a che fare? No, l'indagine Kinsey non c'entra niente, perché quello è un'indagine sulla sessualità nel vero senso della parola, vera, autentica e pura. L'origine delle teorie è intorno agli anni 50 e 60, grazie a psicoanalisti come Robert Stoller e psicologi come John Money, che la teoria muove i suoi primi passi. Nel gender studies confluiscono ben presto gli studi sulla cultura femminile, women studies, su omosessuali e lesbiche, queer studies e sui cambiamenti di genere, transgender studies. A tutto ciò si aggiunge l'influenza delle teorie decostruzioniste e post-strutturaliste della filosofia francese del secondo Novecento, soprattutto Foucault e Derrida. La forma canonica dell'ideologia gender è stata infine fornita da teorici come Judith Butler e Monique Wittig. Fuori degli ambienti accademici la teoria ha cominciato a farci largo nel mondo delle istituzioni, principalmente grazie a due conferenze internazionali organizzate dall'ONU, quella del Cairo sulla popolazione. Ricordiamoci sempre che il veicolo e il mentore di questa teoria oggi è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Organizzazione Mondiale della Sanità e ONU, perché dietro la spinta è la riduzione della popolazione. E per ottenere questo mettono in atto tutta una serie di operazioni antivitali, contro la vita, ne parlo di tutti i colori. Contro di te. Hai capito? Quindi contro i vitali, certamente, io sono esponente, come voi ben sapete, della teoria anti-gender. Quella del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo del 1994 e la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenutesi a Pechino nel 1995. Tra parentesi, siccome c'è sempre una grande avvicinanza di ideologie tra il gesuitismo e questa tipologia di ONU, è evidente che tutto quello che propone il gesuitismo dopo che è riuscito a conquistare il sacrosoglio del Vaticano contro i sacrosanti nemici dei gesuiti che ci sono stati, viva Dio, anche nella Chiesa, questa proposta della riduzione del numero degli abitanti di questo incredibile pianeta è un progetto che vede molto attivo l'attuale Papa gesuita, il quale agisce sistematicamente con tutte le forze che di nascosto, obliquamente oppure direttamente agiscono contro la vita, contro le nascite.
Un appuntamento importante fu anche la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica del 2011, detta anche Convenzione di Istanbul. È appena il caso di dire che Egitto, Cina e Turchia si sono ben guardati dall'applicare quanto stabilito in quegli appuntamenti internazionali svoltisi in casa loro. Difficilmente si potrebbe descrivere meglio l'astrattezza di una ideologia in cui, come diceva Marx, né la questione ebraica, l'uomo è il membro immaginario di una sovranità fantastica, è spogliato della sua reale vita individuale e riempito di una universalità irreale. Caro Marx, ripetilo a Franceschiello, perché Franceschiello te sta a sentire benissimo, te sta a sentire perché fa esattamente il contrario, quindi è chiaro che Marx pensava ai gesuiti, Marx, quando scriveva queste cose. Non a caso ha scritto il Capitale, riferito ai gesuiti. Esattamente. Non scordiamocelo mai. Esattamente, ai grandi capitalisti detti anche gesuiti. I teorici del genere vogliono negare la differenza sessuale? Facciamoli parlare. Chiara Lalli, per esempio, afferma candidamente che pensare che l'umanità si divida nettamente in e in cromosomicamente maschi XY e cromosomicamente femmine XX è una sciocchezza pericolosa. Vaglielo dire ai genetisti, non voglio dire a me. Chi riconosce l'esistenza di uomini e donne è quindi non solo sciocco, ma anche pericoloso. Ora io spero che questa Chiara Lalli sia anche una bella femmina. Vi faccio vedere qual è la differenza del maschio e della femmina, se vuole, a Chiara Lalli. Ma presumo che non lo sia, perché certe tesi nascono sempre in menti piuttosto balzane. Inesperte. In menti inesperte. Chi riconosce l'esistenza di uomini e donne, quindi non solo sciocco, ma anche pericoloso, non va confutato, va neutralizzato. La filosofa transgender spagnola Paul Beatriz Preciado, è una filosofa apprezziata, visto che si chiama Preciado, dal canto suo spiega: bisogna abbandonare totalmente il linguaggio della differenza sessuale e dell'identità sessuale. Quello che fa... Hanno inventato le lingue nel corso di 20.000 anni e lei vuole distruggerle. Quello che fa Boldrino. Certo. La Boldrina. No, Boldrino. Cazzo, lei si chiama con la, bisogna cambiare. Ah. Quindi è la Boldrino. Tu sei Boldrino che fai la sboldrina. Il sesso e la sessualità non sono la proprietà essenziale del soggetto, ma piuttosto il prodotto di diverse tecnologie sociali e discorsive, di pratiche politiche di gestione della verità e della vita, il prodotto del vostro coraggio. Non ci sono sessi o sessualità, ma usi del corpo riconosciuti come naturali o sanzionati come devianti. Nel 1936, anno che Grazia Dei nacqui io, apparve in Italia un curioso romanzo intitolato Il mondo senza donne. L'autore era Virgilio Martini, uno dei pionieri della fantascienza italiana. Ma che fosse il padre del grande cardinale, nel libro la popolazione femminile del mondo viene sterminata da un nuovo male, la fallopite. Del mondo viene sterminata. Il microbo è stato creato in laboratorio da un gruppo di scienziati omosessuali odiatori delle donne e intenzionati a rendere gay l'umanità intera. Vedete dove risalgono le cose? Quando sono nato io è nata la fallopite. Un intellettuale originale come Jean Baudrillard ne ha colto la stupefacente attualità. L'idea chiave è quello di uno sterminio della femminilità, allegoria terrificante dello sterminio di ogni alterità di cui il femminile è la metafora e forse qualcosa di più. Ciò di cui siamo vittime, e non allegoricamente, è un virus distruttore dell'alterità. Se per il momento questo virus non colpisce la riproduzione biologica,
della specie, esso colpisce però una funzione più fondamentale ancora, quella della riproduzione simbolica dell'altro, a beneficio di una riproduzione clonata, asessuata dell'individuo senza specie. È verissimo, sta avvenendo. Infatti, essere privati dell'altro significa essere privati di sesso, ed essere privati di sesso vuol dire essere privati dall'appartenenza simbolica a qualunque specie. Quindi l'umanità intanto è umanità in quanto esiste la bisessualità o anche la trisessualità, se no non sei specie, sei soltanto figlio di Boldrina, possiamo dirlo? L'ideologia gender va insomma inquadrata in una generale tendenza della postmodernità all'omologazione, all'uniformazione, allo sradicamento violento di ogni complessità, di ogni asperità, di ogni articolazione di senso. E qui io mi fermerei perché vorrei fare un salto della quaglia e passare a un altro argomento, che è qui, sulla mancanza di lavoro. Questo è uno degli ultimi numeri di questa pregevolissima rivista. Il futuro senza lavoro. Scenari, eccoli qua. Se tu prendi quella cartina, è molto importante. E qui c'è una premessa. Oggi abbiamo più schiavi elettronici degli antichi greci, ma continuiamo a preoccuparci di lavorare. Qualcosa della nostra società non funziona. Ed è una frase molto importante. Fai vedere tu quell'altra questione che riguarda ovviamente la prospettiva della mancanza del lavoro. Ma questa prospettiva della mancanza del lavoro è dai media fatta trapelare come grave rischio per l'umanità, laddove invece potrebbe essere l'avvento dell'Eden. Esattamente, laddove invece è il contrario, perché loro vogliono speculare su questo. Vogliono assumere dei poveracci e pagarli poco. È esattamente quello che stanno cercando di fare, introducendo maramadescalmente questa banda di incapaci negroidi. Questa è la fine del lavoro qua. Qualunque tipo di lavoro umano qui potrà essere sostituito dal lavoro androide. 2020 massimo, forse anche prima. Tra tre anni, ragazzi. Allora, l'occupazione. 2030. Allora, fra 2030. Fra 13 anni, io sarò morto. Quello industriale 2020. A galoppo, perché negli ultimi tre anni le imprese italiane hanno investito circa il 25%, in un incrementato di circa il 25% all'anno, i sistemi di automatizzazione industriali che avevano tre anni fa. Allora, che poi quindi in tre anni hanno quasi raddoppiato gli apparati automatici. Automatizzazione che riguarda anche la creazione dei robot, quindi una società automatica, automatizzata, che automaticamente riproduce il robot. L'occupazione è in caduta libera, questo è un articolo di Gianni Emilio Mazzoletti. No, è attorno al 2030-2050, a seconda dei casi più lungimiranti, più diciamo dilazionari, ci saranno i robot che si genereranno da soli. Quindi adesso, una nuova specie. Ci sono macchine e robot che sono state programmate per creare robot. Beh, ma una cosa è automatizzarle roboticamente e una cosa è analizzarla scientemente, cioè saranno capaci di ragionare e di fare le scelte e di autoriprodursi. Beh, c'è chi dice che già noi stessi siamo dei robot creati da loro signori, ovvero sia degli extraterrestri, che ci hanno anche insegnato ad autoriprodursi, certo, quindi la cosa non ci spaventa. Certo, no. L'occupazione è in caduta libera, non importa quanto possono crescere le economie, siamo di fronte a un cambiamento epocale. Le nuove tecnologie, l'intelligenza. Industrializzazione 4.0. L'intelligenza artificiale e una crescita inarrestabile della popolazione. Domenico De Masi, sociologo che studia il problema da 40 anni, ha una soluzione: smettere
progressivamente rifaticare e rifondare le comunità sul sapere e la conoscenza, come l'Atene di Socrate e come certe comunità tipo pitagoriche o tipo fratacchioni, ma non i fratacchioni stile ora et labora, ma fratacchioni stile soltanto ora, che lavoravano poi gli altri, i contadini lavoravano lì. E poi gli dicevano: noi non ci abbiamo, noi abbiamo fatto la come si dice, il voto di castità e non ti possiamo pagare, perché si abbigliavano in saccoccia, capito? Poi parlavano di ribellione dei contadini che uccidevano i fratacchioni. Allora, in Italia abbiamo approvato con la flessibilità, con la legge Biagi, con il Jobs Act e la cancellazione dell'articolo 18. In altri paesi come Germania e Francia si sono invece ridotti gli orari di lavoro, che sarebbe la prima cosa da fare. Ma siccome viviamo in un paese di delinquenti, cioè noi al governo abbiamo solo dei delinquenti, dei testa di cazzo delinquenti, e delinquenti della maggior specie, perché non c'è peggior delinquente dell'idiota. Allora, io che quando ho iniziato a lavorare, lavoravamo anche il sabato, ho vissuto la riduzione a mezza giornata e alla giornata intera. Beh, non si può cominciare a fare lo stesso discorso col venerdì. A chi lo vieta, cari amici? Ma non fanno nemmeno questo. E la cosa è spiegabilissima in termini fiscali e pensionistici. In termini di minaccia, anche di minaccia. Guarda che ti licenzio. Lavora, se no ti licenzio, capito? Laddove invece... Minaccia perché il datore di lavoro dovrebbe affrontare ulteriori spese fiscali e pensionistiche che preferisce non affrontare e sfruttare di più, riducendo sempre più il personale, e viceversa invece di mantenere il personale facendolo lavorare a metà. Esattamente. Le do alcuni dati, questo è Mimmo De Maggi che parla. Un italiano lavora in media 1765 ore, un francese 1482, l'anno. Un tedesco 1371. Ecco la vera causa per cui qui abbiamo il 12% di disoccupati, in Francia il 9% e in Germania addirittura il 3,8%. Ma a questi gli fa comodo in Italia avere i disoccupati. È la gente che, esatto, una massa di disoccupati che serve per ridurre la retribuzione dei pochi occupati rimasti. È una massa di ciondoloni che non rompono nemmeno i coglioni, perché sono talmente avviliti che non hanno in se stessi nemmeno la forza di reazione. Quello è il punto essenziale, l'avvilimento dei giovani. Per quello noi diciamo che speriamo nel ritorno di quelli che hanno trovato il lavoro all'estero, perché quelli che hanno lavato il lavoro all'estero hanno lavorato, hanno anche la sensazione di aver prodotto e di avere anche dei diritti. Noi lavoriamo 44 miliardi di ore calcolate su 23 milioni di lavoratori. Se lavorassimo come i francesi avremmo 27 milioni di posti in più, se lavorassimo come i tedeschi addirittura 29 milioni. Non solo scomparirebbero i disoccupati, ma avremmo lavoro anche per gli immigrati. Ma guardate che sono considerazioni molto importanti, non è il primo venuto. Domenico De Masi è uno dei più noti professori di sociologia italiani, caratterizzato per un certo ottimismo. Lui non è un pessimista e ha perfettamente ragione, è l'ottimismo della ragione. Hai capito? C'è chi dice che queste sono teorie, che nella realtà bisogna guardare all'efficienza del lavoro. Questa è la domanda. Io credo che riducendo il lavoro aumenterebbe la produttività. I tedeschi, che lavorano 350 ore meno di noi, producono una ricchezza pro capite di 48.000 euro, noi invece 35.865 euro. Come vede, meno si lavora e più si è efficienti. E questo lo sappiamo da tanto tempo, fin dai tempi dell'antica Sparta.
se si è ben organizzati, con meno ore si riesce a ottenere di più perché si è meno stanchi. Se noi andiamo a vedere gli impiegati pubblici, io stamattina sono andato in una ASL della Roma 1, e francamente, cioè relativa al municipio quindicesimo, c'erano tre o quattro persone alle 11:30 in tutto, dei tanti uffici che c'erano, e uno più scoglionato dell'altro. Tant'è vero che mi hanno rimandato indietro. Però se il progresso tecnologico e l'aumento della popolazione continuano con questi ritmi, non rischiamo di ridurre il lavoro così tanto che tutto il sistema economico crollerà? Questa ovviamente è la domanda. La risposta di De Masi: noi siamo già in una forma di collasso perché sappiamo produrre la ricchezza ma non la sappiamo distribuire, ed è verissimo. Che ne fai di quei milioni di automobili? Quello che abbiamo detto anche poco fa con l'amico con cui ci siamo incontrati: se non distribuisci la ricchezza non c'è possibilità di acquisto, che ce ne fai, non c'è possibilità di investimento. 50 milioni di automobili se nessuno se ne compra, che cazzo che fai? Ecco perché poi entusiasti esportiamo di più, il 120 sì. miliardi di surplus di attivo, ma che cazzo significa 120 miliardi su 2 miliardi e mezzo, un miliardo, cioè 1.500-1.700 miliardi di euro di prodotto interno lordo che sta crollando? Ma non solo, ma poi li esporti a chi? Se esporti i prodotti industriali, li dovresti fuori, dire... porti fuori dei beni che erano in Italia. No, a parte quello, se lo esporti o hai veramente il committente, o se lo esporti perché lo presenti in una mostra internazionale, bisogna vedere se trovi i consumatori. Ci saranno. Ma chi te l'ha detto? Ma sicuramente no. Ma poi ti immagini. Noi siamo già in una forma di collasso perché sappiamo produrre la ricchezza ma non la sappiamo distribuire. Il neoliberismo produce come effetto non voluto, ma ormai dimostrato, una riduzione progressiva dei detentori di ricchezza. Non voluto, volutissimo. Assolutamente. Non mi dite che gli esponenti culturali, ideologici... I gesuiti a questo agognano, diventare l'unico possessore al mondo di beni. Esattamente, materiali e immateriali soprattutto. Un mondo di schiavi, di anime da gestire. Da comprare. Da gestire, da superstizionare, da controllare psicologicamente. Esattamente. Da masse amorfe, renderle non individui, ma masse amorfe. Esattamente, tutti in ginocchio davanti all'atomica nera. Certo, Dieci anni fa 385 persone possedevano la ricchezza di metà umanità, oggi sono solo 8. Allora eccolo qui, lo dice il grande sociologo, non lo diciamo noi. Oggi sono solo 8, questo è il neoliberismo. Potranno pure essere degli spendaccioni, ma non potranno mai comprare scarpe, calzini e maglie come fanno 3,6 miliardi di persone. È in atto una vera guerra di classe dei ricchi contro i poveri, come dice Warren Buffett, il terzo uomo più ricco del mondo, e così si lascia spazio ai populismi. A me mi fa piacere. Anche lui dice spazio ai populismi. Tutta questa parola populismo l'ha inventato a suo tempo Lenin, manutengolo del potere economico-finanziario dei Rothschild, i quali per potersi difendere dalle ribellioni del popolo ha tirato fuori questa parola populismo, e a tutt'oggi personaggi peraltro di notevole cultura continuano a parlare di populismo come se il populismo... Vabbè, Primo De Masi è una persona che sa quello che dice. Certo. No, io mi arrivo ad altri. Oggi tutti i leader politici sono populisti, e allora vabbè, se sono tutti populisti significa che lo è anche Matteo Renzi, lo è anche D'Alema, lo è anche Papa Francesco. Passano più tempo in televisione ad arringare il popolo che nel loro ufficio a governare. Verissimo.
E Matteo Renzi, io sicuro, quando lui risponde così, è sicuro che lui ha in mente la faccia del buffone, del grande Stringi. Giullare internazionale. Stringi, che sto stringendo. Del resto non hanno nessun modello di vita da prospettare ai cittadini. Verissimo. A cominciare... Modello alternativo di vita, certo. Esattamente. A cominciare dal grande giullare. Oggi la tendenza è rimuovere le ideologie... Questa è la domanda, Oggi la tendenza è rimuovere le ideologie a favore di una libertà di pensiero contro gli integralismi, da un lato, e dall'altro a lasciare il potere ai pratici che sanno fare senza teorie. Tutte le società precedenti sono nate in base a un modello, questa è una risposta per me eccezionale, tesi che io ho sempre sostenuto. Il Sacro Romano Impero è fondato sul modello cristiano. Gli stati islamici sul Corano, lo stato liberale dell'Ottocento, viene dal pensiero di Montesquieu e di Adam Smith. La Russia sovietica da quella di Karl Marx e Friedrich Engels. Il modello è stato sempre fornito dagli intellettuali e poi implementato dai politici. La nostra attuale società post-industriale è nata da una spinta naturale di progresso tecnologico, globalizzazione e mass media. Senza un modello teorico di riferimento è impossibile capire se un telegiornale è vero o falso. È importantissimo, senza un modello teorico di riferimento, non solo... A meno che non te lo fai da solo come ci siamo creati noi nel corso del decennio. Ma anche il nostro è un modello teorico di riferimento, il nostro, certo. Ce lo siamo creato, certo. L'abbiamo visto, l'abbiamo confrontato con quello degli altri. Ma questo modello teorico nostro ci permette di dire che non è soltanto il telegiornale, ma è il pulpito che racconta cazzate. È quella la cosa più importante. Tutti i pulpiti italiani, tutti, meno qualcuno gestito da qualche prete ancora serio e ancora onesto, e più di tutti quell'infame balcone di Piazza San Pietro. Se una legge è buona o cattiva, se un politico è di destra o di sinistra, se uno è vivo o morto. Per 17 anni abbiamo discusso se Eluana Englaro era viva o morta, verissimo. Lei cosa propone? Di tutti i modelli del passato nessuno è perfetto, ma il più adatto è una situazione con poco lavoro. È quella dell'antica Grecia. È l'unico in cui l'intera popolazione libera non lavorava. Lavoravano di media 3 ore al giorno. Ma nemmeno. 3 ore al giorno. Lavoravano... Studi fatti anche in varie discipline diverse. 3 ore Vabbè, al giorno. Era un'altra società, intendiamoci bene, siamo d'accordo. Le esigenze create oggi dall'industrializzazione sono differenti. Io vi faccio un esempio. Ho bisogno della macchina, mi sono abituato a utilizzare la macchina, se mi si rompe la macchina io devo lavorare per ripararla, se posso fare. Ma comunque il discorso è lo stesso. Lavoravano i 200.000 schiavi che saranno le macchine del futuro. Come riempivano il loro tempo i 60.000 abitanti di Atene? Con la guerra, quando era necessario, con la ginnastica, ma soprattutto con la cultura. Non c'era nemmeno un analfabeta, come invece ci sono in Italia, dove l'analfabetismo di ritorno è mostruoso. Addirittura analfabetismo funzionale. Esattamente. Ancora. E l'intero popolo era obbligato ogni anno a seguire almeno 35 rappresentazioni teatrali. Mi si potrà dire che in televisione di rappresentazioni teatrali se ne vedono l'Irei Dio, ma la gente vede soprattutto balletti, barzellette di basso conio, canzoncine idiote e quant'altro. Allora qui si tratterebbe invece di 35 rappresentazioni teatrali. Pronto? Che sono quelle che diciamo noi. Conclusione di tutta l'intervista. Ma questo è un modello applicabile a 7 miliardi di persone e come si sosterrebbe il sistema economico? Sarebbe certamente applicabile ai 35 paesi dell'OCSE, che da soli già superano 1 miliardo di abitanti. Se ci si concentra sulla riduzione degli orari di lavoro, il problema economico è temporaneo perché poi aumenterà la produttività con le macchine. Cos'è? Che volevi?
capaci di fornire quasi tutti qua, i beni ancora 5 minuti poi e vengo. I servizi che arriverò ci occorrono. Arriverò ancora fra una mezz'oretta più o meno. Ciao. Ma bisognerà anche creare una società dove la cultura e la conoscenza diventino il primo obiettivo, che per permetterci di vivere al meglio il tempo libero e di elaborare idee creative. Allora, cari amici, se voi pensate che al governo oggi in Italia abbiamo Matteo Renzi, oppure Pierdi Casini, e a insegnarci i dettami della cultura è Franceschiello, beh, vi rendete conto che c'è qualcuno che non ha interesse a sviluppare l'interesse per il pensiero, per la cultura in Italia, il senso critico, e soprattutto il senso critico. La cultura intesa come nell'antica Grecia, che insegna a non avere sempre più cose, ma a dare sempre più senso a ciò che si ha. Quanto è importante. Io do sempre un grande senso ai libri che ho a casa, che sono molti, e che mia moglie vede col disprezzo. Io do invece molto senso e considerazione ai file dei migliaia di libri che ho scaricato da internet, che sono ancora più incorporei, più aleatori, e dipendono la loro valutazione solo dal mio consenso e dalla mia bonaria. No, sì, della mia buona intenzionalità. Io sono bonario, no? Sì. Quindi bonaria. Buon tempone, vai. Bonaria. Allora, la soluzione è nella formazione. Scuola, media e rete devono prepararmi a fruire di beni materiali. Abbiamo a disposizione uno strumento che utilizziamo, sì o no, per qualche decimo di percentuale. Esattamente. No, nemmeno. Decimo, ho detto decimo. No, non unità percentuale, decimo di unità percentuale. Quindi se volessimo davvero cominciare fin dalla più tenera età, potremmo immagazzinare e conoscere non solo la realtà attuale, la realtà virtuale, ma anche le realtà di tutte le varie culture che si sono avvicendate note, e anche forse di quelle ignote, perché che si stanno scoprendo proprio grazie a questo. Esatto, che via via Erich von Däniken, l'altro Pedro, come si chiamava? Quello che è morto di Bologna, Petrosino, come si chiamava? No, Petrosino. No, ecco, quello tu. Colosimo. Ah, Peter Colosimo. E gli altri hanno cominciato a divulgare attorno agli anni 70-80. Esattamente. Ma che andrebbero via più, sempre più approfondite, perché scoperte si fanno di nuovo continuamente tutti i giorni, e potrebbero incominciare a pensarsi, per esempio, alle civiltà precedenti a quella dominante attuale. Tra l'altro, le scoperte che hanno fatto sull'antica cultura romana le stanno facendo adesso. Le cose più interessanti stanno uscendo in questi giorni, vengono propagate relativamente da Angela e da Giacobbe, ma relativamente. Sono scoperte sconvolgenti, per non parlare di tutto quello che hanno fatto con la famosa rivista Planet, Powell e Bourget, che hanno aperto la mente a milioni di europei. La soluzione nella formazione, scuola, media e rete devono prepararmi a fruire di beni materiali e creativi, all'opposto dell'accumulazione materialista. Bravo. Noi abbiamo più schiavi. È il nostro progetto, certo. Diciamolo. Il nostro progetto, di cui discutevamo proprio un'ora e mezza fa, con un'altra amica, era proprio finalizzato a definire la società futura che vogliamo. Ed era esattamente quello che ci sta dicendo adesso anche De Masi, perché è l'unica via. Concludo. Non è che ce ne possono essere molte, è l'unica via. Concludo. L'espansione verso l'ignoto, far diventare l'ignoto noto. A partire dal nostro cervello. Beh, ma tra l'altro questo ignoto non è un ignoto che andiamo a cercare nella foresta equatoriale, ma è un ignoto che fa parte della nostra storia, perché più andiamo avanti negli scavi, più andiamo avanti nella archeologia creativa, più ci rendiamo conto che i nostri antenati ne sapevano molto, molto più di noi. Noi abbiamo più schiavi elettronici dei greci. Va detto che, appunto, quando ho parlato di civiltà, nessuno può oramai più obiettare sul fatto che la nostra attuale è una delle tante civiltà, quella l'ultima della serie, a partire più o meno dal 10, 11.000, 12.000 avanti Cristo,
che è successiva a quella delle piramidi. Quella delle piramidi è finita attorno al 10.000, quando si è compiuto un ciclo probabilmente distruttivo con l'utilizzo tipo a Mengiodaro di bombe atomiche. Almeno questo, i primi a scoprirlo sono stati Pauwels e Bourget, che hanno detto che il mito di Sodoma e Camorra era un mito che anche il mito dell'avventura di Gilgamesh, per esempio, è qualcosa di che risale a un'altra civiltà, di cui diciamo, a un altro ciclo di civiltà di variate, svariate civiltà. Certo, perché bisogna ricordare che il tempo, il clima interagisce fondamentalmente con qualunque civiltà, anche quella attuale. Oggi basta un 2 o 3 gradi per un certo periodo di un mese o due che si crea la siccità, c'è la crisi dell'acqua a Roma, gli incendi dappertutto, e questo può determinare la storia, può determinare anche i cicli storici proprio. Esattamente. E cicli anche di non solo di cultura ma di civiltà, quindi il crollo di una civiltà e il subentro di una nuova, qualcosa tipo quello che è successo col crollo dell'impero, che fortunatamente non è stato così disastroso come in altre occasioni, e quindi non si è creato quella chiusura, quella diciamo taglio netto che si è verificato in altri casi, e noi abbiamo avuto diciamo l'apporto della cultura greco-latina, non ci è rimasta completamente disconosciuta, e quindi c'è un continuum. Ma in altre occasioni invece questo è successo e si è chiuso un ciclo di civiltà non storico, peggio ancora, e per creare poi la rinascita dal momento selvaggio della perdita di qualunque forma di cultura alla riconquista graduale, con le modifiche ovviamente della situazione oggettiva rispetto a quello precedente. Allora, l'ultima frase: noi abbiamo più schiavi elettronici dei greci e potremmo vivere con molta più leggerezza. La volta prossima leggerò sempre della stessa pagina. L'Eden in terra. Sempre da questa pagina c'è una piccola nota che è molto interessante. Le macchine non ci sostituiranno, di Clementino. Clementino è un rapper che ha espresso la sua opinione. È una sua opinione che però non concima e non collima assolutamente con la mia. Comunque è un'opinione. Dopodiché, cari amici, laudetur semper Priapus. Qui siamo in conclusione, in una fase storica in cui possiamo andare verso l'inferno, non normando, non modificando, non intervenendo nella gestione di queste vicende del lavoro di cui parlavamo prima, della gestione delle aziende automatizzate, del controllo degli automi e quant'altro, e viceversa potremmo arrivare al tempo della libertà assoluta, come era in Grecia, o anche meglio, cioè essere ricchi, avere tutte le soddisfazioni umane umanamente possibili, e in più avere anche la disponibilità, quella facilità di vita che ci permette di essere quello che vogliamo. Allora, vi faccio fare un esempio perché è molto importante e positivo. Allora, io ho vissuto l'epoca in cui, l'ho vissuta ma per molti anni, in cui le donne andavano a lavare al fiume, al ruscello. Allora, probabilmente nessuno oggi in Italia ha idea della fatica che c'è, si immagina cosa significa andare a lavare, perché poi c'è d'inverno, d'estate, dovunque, con il ruscello che era gelato, anche d'estate il ruscello è gelato, capito? Tutte donne, con le ginocchia in mezzo all'acqua, piegate a battere su certi sassi, perché poi devi strufinare sul sasso, capito? Devi sciovinare. Adesso c'è semplicemente una lavatrice e questo è avvenuto nell'arco di 50 anni. Tanto per dirne una. Sempre, solo. Laudetur Priapus. E quando Priapus, non è che gli hanno cambiato l'arto, hai capito? Noi siamo favorevoli alla naturalità di Priapus.